anello scomparso. 1, 2, 3, via! 1, 2, 3, via! Pare che tocchi a te, Kirby. No, Kirby, dobbiamo nasconderci. Torna indietro e conta fino a 100. Ma Kirby! Che cosa stai facendo qui? Non ti sarai dimenticato che giorno è oggi, vero? Ehi, Tiff, perché ci disturbi? Stavamo giocando a nascondino! E tu hai rovinato tutto! Ma oggi è un giorno speciale, non ve lo sarete scordato anche voi! E che giorno è? Ah, già! Andiamo! Forza, ragazzi! Ma di che cosa parlano? Andiamo a vedere! Un giorno speciale? Cos'ha di tanto speciale? E io che cosa ne so? Non sono la vostra agenda! Non risparmiami il tuo sarcasmo e cerca di scoprire perché oggi è un giorno speciale! Questa è la foto del matrimonio di mamma e papà! Oh, povera me, non so che cosa fare, non so decidermi tra il vestito rosso e quello verde. E quest'oggi festeggiano il loro anniversario. Mi aspetto che ci sia una grande cena. L'anno scorso c'erano le bistecche. Chissà cosa ci sarà di buono stavolta. Mamma, cosa avremo per cena questa sera? Credo che andremo a mangiare da Kawasaki. Oh, forse è meglio quello verde. Oh no, da Kawasaki no! Parlatene con vostro padre, la mamma è molto occupata. Ehi, papà! Papà, dobbiamo andare proprio da Kawasaki! Papà è piuttosto nervoso, lo è sempre il giorno del nostro anniversario! Calma, devo stare calmo! Dopo tutti questi anni, finalmente è giunto il momento! Devo farcela, devo farcela! Io, tesoro! Sì, cara, sono quasi pronto! Niente panico, niente panico! Che giorno può mai essere oggi? Ehi tu, posa subito quell'affare! Forse oggi è veramente un giorno speciale! Lo avevo cercato per tutta la città! E tu non hai visto niente! Molto bene! Questo sì che è un colpo di fortuna! Non ci posso credere, l'ho perso! Si può sapere cosa ti è successo? Cosa hai perso? Non so come sia successo, ma non trovo più l'anello! Quale anello? Io volevo che fosse tutto perfetto! Che cosa intendi dire, papà? Forse è finito qui sotto! Perché il giorno del vostro anniversario sei così strano? Tutti gli anni è la stessa cosa, cerca di calmarti! Sei sempre così agitato che fai innervosire la mamma! E finisce per non rivolgerti più la parola! È vero, avete ragione! Ti preoccupa la scomparsa dell'anello? Sì, puoi dirlo forte! In tutti questi anni non ho mai regalato un anello a vostra madre! Cosa? Davvero? Purtroppo, è cominciato tutto il giorno delle nozze. Sembrava un giorno perfetto, ma poi, ad un tratto... E adesso l'anello. L'anello! Dove è finito l'anello? Dove è finito? Devo trovarlo!
Oh, povero me, è sparito! E non sei più riuscito a trovarlo? No, ho tentato di regalargliene altri, ma ogni volta era un disastro. Che c'è, tesoro? Bella! Ogni anno la situazione era sempre più drammatica. Ecco perché sei così. Quest'anno sentivo che sarebbe andato tutto per il meglio. Pensavo che avrei fatto felice vostra madre. Oh. Sarebbe stato uno splendido anniversario. Invece adesso... Kirby, che cosa ti prende? Forse vuole dirci qualcosa. Andiamo. Che succede, Kirby? Hai visto l'anello? Sta cercando di dirci che è caduto qui in cortile. Ciao, ragazzi! Che state facendo? Dateci una mano. L'anello che papà ha preso per la mamma è sparito. Un anello scomparso? Forse è quello che ha trovato Escargoon. Escargoon? Che cosa ne pensi? Non è l'anello più inestimabilmente prezioso che tu abbia mai visto? Quest'anello è falso! Lo dico e lo ripeto, è falso! Questo non è uno smeraldo, questo è un volgare vetro! Vetro? Lo so, a volte la verità fa male. Allora, che cosa ne dice? Che è una scoperta straordinaria! Questo anello risale agli albori di Dreamland. Bene, se vuole glielo posso vendere. Non vorrà privarsi di un oggetto così prezioso. I manufatti come questo non possono essere venduti. Oh, e perché non possono essere venduti? Mi spiace, queste sono le regole. Ma me lo deve pagare, gliel'ho portato io, no? Questo anello non ha prezzo. Vetro, fondo di bottiglia, vetraccio. Eccolo, Escargoon! Presto, fermiamolo! Ridacci l'anello! Sappiamo che ce l'hai tu. Di che cosa parlate? Non fare il finto tonto, sappiamo che l'hai preso tu, quindi restituiscicelo subito. Parlate di quella specie di fondo di bottiglia. Ma come osi? Mabel l'ha definito così. Mabel? Io l'ho dato al signor Curio. Mi ha detto che si tratta di un antichissimo manufatto. Sul serio? Al ladro! Fermati! Fermate quel tipo! E poi, quando ti sei scontrato con Kirby, hai perso l'anello. È andata così? Chief Book, noi dobbiamo assolutamente ritrovarlo. Oh, ma certo, lo ritroveremo molto presto. Non ti preoccupare. Ehi, Kirby, calma! Sì, oggi hai già combinato abbastanza guai. Oh, miei preziosi, adorati gioielli, voi non siete di vetro. Se Kindigidi di sapesse che sono riuscito ad accumulare questo splendido tesoro... Escargoon! I miei gioielli... Escargoon, si può sapere che cosa stai facendo? Un po' di ginnastica... 29... 30... Ginnastica? Se non sbaglio, ti avevo chiesto di scoprire che giorno è oggi. A questo proposito, Sire... Che cosa hai detto? Si tratta di un manufatto antichissimo? Esatto, Sire. In questo preciso momento tutta la città lo sta cercando. Tradimento! Quelli stanno saccheggiando il tesoro di Z-Town! Ogni oggetto prezioso che viene trovato appartiene al re! Niente paura. Mi impegno a riconsegnarle l'anello entro domattina, Sir Ebrum. Sarà troppo tardi. Non ce la farò mai a riavere l'anello entro l'ora di cena. Questa è la mia fine. Calmati, forse possiamo ancora farcela. Papà, tu cerca da quella parte e tu, Bucket, da quell'altra. Bene. Andiamo. No! Voi perlustrate la zona dall'alto. D'accordo. Ok. Tu vieni con me. Guarda, Kirby! Ci è mancato poco. Già, per un pelo. L'ho trovato! Ai, la mia testa! È soltanto un pezzo di...
di vetro. Oh, davvero? Guardate, c'è la mamma! Oh.